Grazie e bentornati in questo nuovo video, io sono Doc di oggi, siamo qui con l'evento di Champions League. Inaspettato, inaspettato, perché io mi aspettavo l'evento di Bundesliga Rivals, però molto ben accetto perché comunque è un bellissimo evento. E adesso vado ad elencarvi le cose che saranno free e le cose che non saranno free. Quindi ragazzoli, mi raccomando, prestate attenzione, ma ci saranno anche delle tabelle, quindi basta che vi farete degli screenshot e avrete sempre a portata di mano i punti necessari che vi servono per avere i determinati giocatori. Bene ragazzoli, prima di cominciare, come al solito, vi invito a lasciare un bel like qua sotto per supportare il canale e di iscrivervi appunto al canale per aumentare la nostra potenza di community. Vabbè, non c'entra niente, comunque. Dai ragazzoli, partiamo! Allora, la prima cosa che vi mostro è la tabella dei punti che si faranno in questo evento, facendo la percentuale necessaria di vittorie nel versus attacco. Come potete vedere nella parte qua a destra, proprio qua sotto, vedete che appunto The Elite è free to play nel caso che vinciate il 91% dei versus attacco. E comunque è abbastanza, ma non preoccupatevi perché basteranno, se no, soltanto 2500 gemme per ottenerlo. Perché come potete vedere, il totale dei punti che lo vedete più in là a destra, cioè a sinistra appunto, alla vostra sinistra, sarà appunto un totale di 7600-8000 in base a quanto vincete, cioè col 75% di win rate, comunque che è quello che più o meno tutti dovrebbero riuscire a fare, si otterranno 7668 punti, come si può vedere, e già soltanto con quelli vi basterà mettere 2500 gemme e avrete The Elite free to play. Comunque questa tabella qua ve la lascio così potete farvi lo screenshot e potete vedere come utilizzare i vostri punti al miglior dei modi e cosa riuscite a prendere, cosa no, eccetera eccetera. Ok ragazzuoli, adesso invece passiamo a un'altra tabella perché in questo evento ci sono più cose che si possono prendere, quindi passiamo alla tabella per l'icona evento attaccante. Eccola qui. Purtroppo, come si può notare da questa tabella, l'icona evento non è free, ma neanche il premio prima è free. Infatti, per avere appunto i vari premi serviranno parecchie gemme. Quindi, ragazzi, sono tipo 13.000, come si può vedere, per arrivare a prendere 2.700 punti nei token. E sono davvero tantissimi. Quindi non è free to play purtroppo il mitico Daglish, però sapete tenervi comunque questa tabella perché nel caso che avete gemme, cose, lo volete prendere e riuscite a farlo, eccetera, eccetera, in qualche modo si può fare. Vi lascio comunque con la tabella così potete tranquillamente farvi lo screenshot e tenervi sotto controllo appunto i punteggi, le varie cose. Adesso però andiamo direttamente a parlare dell'evento e esaminiamo un attimino le cose, che bisogna fare e tutto il resto. Ok ragazzuoli? Bene, partiamo. Allora, è evento molto molto semplice, nel senso, basterà fare versus attacco e vincerli ovviamente, come detto prima, almeno il 75% dei versus attacco dovete vincerli, quindi su 4 dovete vincere almeno 3 per avere almeno assicurato The Elite con solo 2500 gemme, ok? Per il resto fate il versus attacco, vi daranno delle gemme, sì, delle gemme, delle divise, della squadra appunto, e diversi punti che poi scambierete nel percorso. Adesso andiamo a vedere anche quella cosa lì perché molti mi hanno chiesto che cosa prendere in quel percorso. Adesso andiamo a esaminarlo. Però prima, ragazzuoli, fate caso a questa cosa, ok? Perché in molti hanno preso direttamente dopo aver vinto le 4 partite, hanno preso subito i punti. E vi dico, avete già perso dei punti perché purtroppo, ragazzuoli, come potete vedere qua, bisogna sempre cliccarle, le i che vedete qua sotto, perché vi daranno appunto le nozioni dell'evento. Quindi, come potete vedere, per chi ha ritirato il premio quando ha vinto direttamente i 4 versus attacco, ha preso soltanto 30 punti scambio UCL, mentre invece io ho vinto tutti gli 8 versus attacco prima e ho ricevuto appunto 100 punti. Anche perché anche queste cose qua servono per arrivare con più facilità ad Elite e a giocatori di quel calibro nel massimo potenziale dell'evento, appunto, capite ragazzoli? Quindi cercate di farci caso, come appunto quando la settimana prossima sbloccheranno le altre 8 squadre, prima di ritirare il premio giocate tutte e 8 le partite vincetele, così riceverete direttamente 250 punti, come potete vedere da questa tabellina che c'è appunto già nel gioco, perché basterà cliccare appunto la i di info e vi aprirà questa casella. Perfetto, vincendo anche con tutte e 16 le squadre si riceverà questo giocatore che non è male, nel senso comunque è abbastanza buono, essendo che comunque è regalato
È buono, un 90 semplice, esterno destro con contropiede che non è il massimo, però una buona velocità, un buon livello di agilità, passaggi buoni, fisico abbastanza decente, 1,78 con dribblatore veloce. Non è male, non è neanche niente di eccezionale, però. C'è anche questa sfida SCR, sfida creazione rosa, dove potremmo scambiare dei giocatori di Champions scaccati e schifusi con questi qua per riuscire a prendere delle cose, ma non lo consiglio perché appunto se non si scula almeno dal 93 92 in su, appunto, non si recuperano neanche i soldi. Quindi vedete un po' voi se farlo o meno. Io eviterei perché, comunque, è molto più alta la probabilità che vi diano delle merde che gente forte che valga effettivamente crediti. Quindi a voi la scelta su questo campo. Ed eccoci arrivati nel percorso premi. Nel percorso premi, come potete vedere, appunto, bisognerà scambiare i punti che si fanno nel girone, cioè nella sezione dei gironi, in questi premietti qui, appunto. E c'è una piccola cosa da notare. Fino al giocatore Elite, tu scambi 500 punti, ti danno 500 punti UCL. Ma dal gettone, tu scambi 500 punti e te ne dà 250 UCL. Quindi, mio consiglio personalissimo, ok? Non, se volete prendere Delict o comunque dei giocatori dal percorso che è questo qui, appunto, vi consiglio di fermarvi al giocatore Elite e prendere il giocatore Elite o i soldi, perché comunque dal giocatore Elite vi può uscire della gente che vale comunque di più, perché se vi esce un giocatore del Chelsea, per dire un esempio, no? Adesso tutti i giocatori del Chelsea 80 più valgono 300-400 mila, quindi giustamente se vi dovesse uscire un giocatore del Chelsea fate dei soldi importanti già da queste stronzate qui praticamente ogni giorno, quindi potrebbe essere più conveniente che prendere i soldi che comunque sono solo 250 mila, o i giocatori oro che sono soltanto 10, o i potenziamenti e l'esperienza che alla fine sono decisamente pochi, 150 potenziamenti e 30 mila di esperienza, davvero. Cioè no, 30 mila, 60 mila di esperienza, però sono davvero, davvero pochi, 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 pochi. Secondo me la cosa migliore è sempre prendere il giocatore Elite Rosso. Poi ovviamente se non volete il giocatore del percorso, potete spenderli tutti quanti in gettoni e giocatori qua UCL, dove vi può uscire appunto Vinicius, Quadrado, eccetera, eccetera. Questo Vinicius vi dico già da subito che praticamente prenderà il posto del mio Bailey se riuscirò a comprarlo. Adesso sta a 5 milioni, che non è poco. Perché comunque è Bailey, cioè praticamente ha le stesse identiche statistiche di Bailey, però Bailey ha 96, lui ha 92, quindi giustamente mi sa che prenderò lui e vedrò se lasciare Bailey comunque poi alla destra nella formazione normale, perdere qualche punto, ma chi se ne frega, avrò almeno due che sono velocissimi e nel confronto potrò scegliere se avere due velocissimi o uno velocissimo e due grossi. Adesso poi vedrò che cosa combinare, però questo qui è sicuramente un giocatore che terrò d'occhio e fatelo anche voi perché è davvero molto molto buggato secondo me. Un altro molto molto forte secondo me è questo Quadrado terzino destro, perché comunque a 90 avere già 105 di ritmo, 106, 85, 80, 96, 87, 85 con cross e tanta tanta roba ragazzuoli, eh. Tanta tanta roba, non è per niente male, forse anche più forte di Dodò che avevo appena preso e potrei metterglielo sopra, vedo un attimo se lo sculo, ma non lo so, tanto non prenderò mai questi pacchetti qua, quindi non lo so, vedo se riesco a comprarlo, poi comunque vedremo. Non è neanche male questo Douglas Costa perché comunque è praticamente Chiesa però con due punti in meno. Quindi buono, buono anche lui, ci sta tantissimo, non è per niente male. Quindi buono, 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 buono anche lui. C'è anche questo Koundé che sarebbe stato pazzesco come giocatore, perché potete vedere a 95 di ritmo 89, pazzesco, però è 1,78, non ha nessuna caratteristica speciale. Vero che ha 99 di elevazione, non è pochissimo per il suo livello, però non mi fido. Cioè, di quelli così bassi, senza potenziamenti, cioè caratteristiche speciali, cose del genere. E almeno doveva almeno avere 108 già di elevazione, no? Così non mi fido, non mi fido. Però secondo me è davvero devastante. Magari in una difesa a 3 potrebbe essere molto potente, ma secondo me anche come terzino. Cioè, questo qui come terzino. Minchia, in effetti è vero. Secondo loro, lui come terzino sarebbe pazzesco. Perché comunque corre tanto, cioè, corre tanto, cioè comunque per essere, è alla difesa di un DC, quindi ci penserò. Comunque, ragazzuoli, qua c'è anche Elvedi che non è male, Marusic che non è per niente male, perché comunque è un esterno sinistro con un fisico e una difesa pazzesca, è un giocatore equilibratissimo, quindi lo posso anche consigliare perché è un buon esterno sinistro. Ma adesso, ragazzuoli, passiamo, perché molti mi hanno chiesto, ma Baresi è free?
Baresi non è free, ragazzuoli, a meno che non prendete le offerte del negozio e prendete 2000 punti in più, perché come spiegato, appunto, col 75% di vittorie si riesce ad arrivare a 7500 punti, guarda caso, tra parentesi, 75-75, ma vabbè, e appunto, lui per averlo è 10.000 punti spesi, riuscite ad averlo se spendete i 2 euro più le 1250 gemme e le 2000, le 5000 mi sembra, nel coso di Deco. E allora lì sì, probabilmente riuscite a prendere anche Baresi e potrebbe essere un gran colpo, perché comunque magari sculate Deco, prendete Baresi, che comunque questo Baresi è vero che non è velocissimo, però io contrasti ce l'ho al 7, ho visto che comunque arriva a 92-93 se non mi ricordo di ritmo. Non è tantissimo, ma non è neanche poco. E raga, lui, cioè la cosa è che allora, a livello di difesa, lui a 97 ha 3 punti in me, anzi perché con contrasti al giusto coso a 130, è vero. Lui a 97 ha la stessa difesa di Jerro Icona Prime 98, ok? Ha molto meno fisico e va bene, e anche ritmo e va bene, e anche le altre statistiche ci sta perché è un icone evento solo questo Baresi, però a livello difensivo è pazzesco, è davvero pazzesco. Poi contrasti una delle migliori abilità, perché come potete vedere tocca con marcatura, contrasti in piedi, intercettazione, aggressività, è davvero pazzesco. Poi lui si butta nei contrasti e passaggio lungo, quindi anche lui io lo vedo bene in una difesa 3 o in una difesa 5, in una difesa 4 avrei un pochettino paura a metterlo, come avrei anche paura a mettere Puyol, diciamo, cioè sinceramente, però lui secondo me è davvero molto molto forte e comunque con poche gemme potreste riuscire a prenderlo, cioè anche lì, se arrivate a 7500 punti, riuscite a mettere le gemme per prendere appunto Delict che costa 8000, e bene o male con 12500 gemme lo prendete, però non conviene usare le gemme, cioè sarebbe, non lo so. Vedete voi appunto ragazzuoli, se vi serve lo prendete con le gemme, se no è meglio anche evitare. Comunque non è free, ovviamente non è free neanche questo best che è pazzesco, ma non lo stiamo neanche esaminare perché ha tutto 130, quindi è ovvio che è forte. Questo Ter Stegen supera Donnarumma a livello di potenza, quindi sarà pazzescamente devastante. E vi dico già, se fate i ciocchi giusti nel negozio con 17.500 gemme, ve lo portate a casa questo Ter Stegen. Quindi se avete le gemme, potrebbe essere un'occasione buona per sfruttarle e portarvi a casa uno dei portieri più forti del gioco adesso, perché comunque, a parte il disagio che è leggermente più basso degli altri, ma non c'è il bug dell'altezza, raga, e comunque lui ha 100 di elevazione, cioè non è che ha poco, 129 di reattività, è fortissimo, quindi cioè, c'è poco da fare, poco da dire. Questo Bernardo Silva mi piace, non è male, è già 100, ci sta, ma questo De Ligt è tanta roba, io vorrei proprio lui perché è davvero fortissimo e punto a lui in questo evento e cercherò di prendere appunto lui perché mi piace parecchio, lo vedo anche molto forte, molto buggato, 1,89 con medio alto, colpo di testa potente, comunque a capitano, non è un'abilità che mi fa impazzire, però comunque ha quasi 100 di ritmo, con 121 di difesa, 115 di fisico, 89 di passaggi che servono, comunque è una buona agilità. Buonissimo, buonissimo difensore centrale. E buono anche Goretzka se non fosse per il potenziamento. Se avesse avuto in cursore, questo Goretzka era mostruoso, però non ce l'ha. E vabbè. Icardi, niente di che, nulla di esagerato, ragazzuoli, non mi piace, anche se a torre, però lui, raga, non è altissimo, ha medio-medio, quindi si troverà molto spesso più dietro rispetto a dove dovrebbe essere. Non lo so, non mi piace a me Icardi, non mi piace nella realtà, non mi piace neanche nei giochi sinceramente da utilizzare, non mi piace proprio. Poi da dire, c'è cioè, Witzel che non è male, anche questo Matip non è male. Ho visto gente che era esaltatissima per Giroud. Non vedo il motivo, ragazzuoli, perché ha un potenziamento orrendo per un attaccante. E comunque, cioè, tiri, raga. Cioè, non è una cosa niente di esagerata, ma poi soprattutto lui, raga, ha 3 su 5 di piede debole. Cioè, ho visto gente nel gruppo che era esaltata, ah, Giroud, forte Giroud, 83 di ritmo, con 100 di fisico, ok, ma 106 di tiro a 94, cioè, non è che cose pazzescamente forti, cioè, anzi, un cazzo proprio, e 3 su 5 di piede debole, cioè, lui si tira di destro, la manda nel calcio d'angolo, cioè, è brutta come cosa, eh. Poi comunque ha 109 di finalizzazione, cioè, arriva magari a 120, ma
Niente di esagerato, cioè comunque raga, cioè io non so perché alcuni sono esaltati, poi si sì, c'è cioè 100 di elevazione, 111 di testa, 1,93 con classe, tiro d'esterno e non ha neanche colpi di testa potenti, qui sì, sicuramente la testa sarà forte, ma non è uno che mi fa esaltare, perché comunque nel versus attacco questo qui fa cagare perché ha 3 su 5, molti gol li sbaglierà, in confronto stessa cosa, molti gol li sbaglierà di piede, magari di testa sarà forte, ma no, cioè evitate di prendere sta roba perché fa cagare. E poi appunto Pepe Reina niente di che, Ateboer mi piace, non è per niente male, questo Mariano non è male, comunque è abbastanza fortino. Lainer, sì, Lainer è parecchio forte, come terzino destro anch'esso, ma è più forte Cuadrado secondo me. E appunto questo è quanto diciamo nell'evento, in questa sezione qua fate più o meno come volete, cioè nel senso se vi servono più potenziamenti o allenamento prendete allenamento, io vi consiglio di prendere il giocatore elite perché comunque fate un po' più crediti o comunque avete giocatori da buttare dentro i gradi, ok raga? Passiamo alla partita stella che molti avevano dei dubbi anche su questa partita stella, allora la prima cosa è che sicuramente dovete fare tutti gli allenamenti a 3 stelle per ottenere maggior punti appunto gettoni UCL e fare anche la partita prima di ritirare i punti perché molti hanno ritirato i punti prima di giocare la partita e hanno perso dei punti, appunto hanno perso 10 punti. E la curiosità di molti era ma non si possono rifare, si fanno solo giornalmente queste cose qua? E appunto raga, sì, ma c'è una modalità ben precisa, come potete leggere qua, c'è scritto scegli un livello di difficoltà ogni giorno, quindi gioca una serie di partite stella e una partita per ottenere gettoni UCL, ricevi i premi in base alla tua prestazione, quindi buona fortuna. Il discorso è questo, il primo giorno si poteva aprire soltanto la modalità facile perché ovviamente la modalità media c'era scritto che dovevi prima superare quella facile, quindi a rigor di logica la cosa è, io oggi ho fatto questo. Stasera si riaggiorna e esce la modalità normale, quindi se giochiamo questa, quella normale, e molto probabilmente al raggiungimento delle 15 stelle nella modalità normale magari arriveremo a prendere 75 punti UCL. All'incirca, secondo me questo qui è il ragionamento che hanno fatto. E quando poi passerà a difficile il terzo giorno prenderemo 100 punti UCL al giorno, quindi riusciremo ad aprire un box, cioè un giro nella ruota del box ogni giorno, ok? Quindi sarebbe una cosa molto molto proficua. Ma comunque non sufficiente per arrivare a prendere l'attaccante con evento in modo free. Ok, ragazzuoli, questa cosa è molto molto semplice, semplicemente bisogna darsi molto da fare perché gli allenamenti andranno a crescere come livello di difficoltà, ok? Bene, adesso passiamo al box giocatori UCL dove vi do i miei personalissimi consigli. Appunto, ah sì, è Dalglish, non mi ricordavo il nome, ok? Allora, praticamente io farò come sempre faccio quando ci sono due roulette, perché adesso voi direte, ma due roulette dove le stai vedendo? Doc, dove cazzo stai a vedere due roulette? Allora, le sto a vedere, perché come potete vedere c'è scritto qua di fianco, scade tra 7 giorni, quindi vuol dire che tra 7 giorni cambieranno questa roulette e ci sarà un altro 97, un altro 93, un altro 90, eccetera, eccetera. Ok, ragazzoli? E solitamente quando tengo più gettoni tutti insieme ho leggermente più fortuna a livello proprio di cose e soprattutto prendete più premi tutti insieme, riuscite a prendere magari più soldi, più potenziamento, tutto insieme, no? E quindi è un po' meglio. Quindi cosa farò io? Giustamente in questa settimana qua raccoglierò tutti i gettoni OCL che riuscirò a prendere e al prossimo giro di box, che quindi cambieranno tutti questi giocatori qua, spacchetteremo insieme magari 10, 12, spero anche 16 magari, appunto pacchetti così insieme magari in un video, ok ragazzuoli? Questa qui è la mia personalissima metodologia, poi ovviamente ognuno fa come vuole, perché comunque se sculate Szczesny adesso vale comunque parecchio, non è esageratamente forte, questo qui ve lo dico subito è un portiere per il versus attacco, per il suo grandissimo livello di piazzamento e riflessi. Comunque lui con questo piazzamento e con questi riflessi è tuffo. Nel versus attacco è molto molto forte, nel confronto sarà buono ma niente di esagerato, però nel versus attacco secondo me così sarà uno di quei portieri che sarà molto molto forte. Mount mi hanno chiesto in molti se è forte, io non lo reputo esageratamente buono come CC. È buona la cosa che lui è già 93, quello sì, però di per sé è un CC offensivo, classico CC con tanta agilità e passaggi che va bene, sono molto funzionali per carità, però secondo me è comunque lento e con poco tiro per essere comunque a quel livello lì, essendo un CC offensivo. Ci sono dei CC offensivi decisamente migliori, secondo me, quindi un po' a voi la scelta anche qui, diciamo. Sergio Roberto non è niente di esagerato, Foden neanche, questi qui quasi nessuno. Questi
Questa cosa qua invece è buona perché comunque prendendo più box aprite, più appunto avrete possibilità di raccattare gradi e la cosa è buona perché li stavo comunque finendo, no, è una parola grossa, però stavano scendendo, adesso sono solo più 300 e 300, quindi no, 300 e 400 rari, però comunque sono pochi. E questo è quanto ragazzuoli, in questo evento bene o male questa qui è la situazione di free to play, proprio free to play, c'è Delict. Cioè, Delict no, free to play non è Delict, perché Delict servono 2500 gemme. Di free to play, proprio free, giocando in maniera free senza mettere le gemme, senza mettere nulla, si avrà appunto Goretzka e uno che vale 2000, cioè uno che vale 1500. Toh, quindi potrebbe essere un Goretzka, Lainer, Oscar e Sar, praticamente, più le altre cose, quindi sarebbe proprio schifezze. Sarebbe proprio malessere, cioè. No, se no si potrebbe prendere Witzel, un 90, però appunto raga, vi consiglio di mettere appunto le gemme se non riuscite ovviamente a superare il 75% delle vittorie, perché se fate l'80% delle vittorie comunque gli 8000 punti ci sono e quindi Delict diventa free to play. L'importante appunto è che più o meno su 5 partite 4 le vincete e lo so che è dura, lo so che è dura, quasi impossibile come situazione perché comunque ci sono dei meccanismi in questi cosi dove si è alla pari di igiene, tutte queste cose qua che funzionano male e quindi ci sono degli inconvenienti parecchio grossi come i giocatori che sbagliano, i portieri che parano l'impossibile, tutte queste cose qua. Quindi giustamente sarà un po' difficile fare 4 vittorie su 5 partite ogni volta, ma bene o male si può fare, è fattibile o comunque al massimo 2500-5000 gemme e avrete Delict. Che secondo me è la scelta migliore, se no Goretzka o Icardi. Quindi ragazzuoli, fatemi sapere sotto nei commenti se questo video vi è stato utile, ma soprattutto lasciate un bel like qua sotto e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Bene, un ciao ciao da Docti, ciao ciao! Ah, ovviamente fatemi sapere anche che cosa volete puntare in questo evento, io sono curioso, quindi vado sempre a guardare nei commenti e voglio sapere che cosa volete prendere in questo evento. Bene ragazzuoli, un ciao ciao!